Bracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi ma solo di quelli in sconto. Quello di oggi sarà un video ricchissimo perché tra una conferenza e l'altra da seguire in live troviamo comunque il tempo di parlare di giochi in sconto. Nintendo ha infatti inaugurato una nuova campagna sconti chiamata Saldi Estivi che presenta oltre 1500 titoli in offerta, ma se ci si appoggia unicamente all'eShop è praticamente impossibile capire quali sono le offerte meritevoli di essere prese in considerazione. Quindi oggi ci spulceremo insieme Deku Deals e vi indicherò quali sono, secondo me, degli affari interessanti. Vi aspetto nei commenti per sapere se ci sono delle segnalazioni dei titoli che magari a me sono sfuggiti, mi raccomando, voglio delle belle segnalazioni e vi ricordo che mancano soltanto 64.800 iscritti al traguardo dei 100.000, praticamente dietro l'angolo, quindi dipende tutto da voi, anzi da te. Iscriviti a questo canale così possiamo finalmente conquistare in modo non violento internet.poro e fondare il poroverso. Dai, ci mettiamo un attimo. In descrizione trovate tanti links, tutti da cliccare, fatelo, io ho detto tutto, iniziamo! Per chi capitasse per la prima volta in un video del genere, c'è bisogno di introdurre Deku Deals. Tutti gli altri possono skippare direttamente al prossimo capitoletto selezionabile tramite i timestamps. Allora, Deku Deals cos'è? Deku Deals è una piattaforma che permette di navigare in modo intelligente e personalizzabile il database dell'eShop. Questo sito offre una quantità infinita di feature non presenti all'interno dell'eShop, ma quella fondamentale secondo me è la possibilità di effettuare delle ricerche filtrate tramite dei criteri molto specifici. E il filtro principale che utilizzo sempre, anche questa volta, sarà quello del new lowest price, ovvero i nuovi prezzi più bassi di sempre, per essere sicuri che le offerte che andremo a prendere in considerazione effettivamente non si sono mai viste prima. Partiremo quindi dalla sezione hottest deals, ovvero gli affari del momento, filtrati appunto con i prezzi più bassi mai visti prima, ma la cosa importante poi è, una volta che un titolo cattura la nostra curiosità, è andare a vedere la scheda prodotto, perché questa ci dà delle informazioni importantissime. Innanzitutto abbiamo uno storico dei prezzi che ci permette di capire non solo ogni quanto va in sconto il titolo, ma anche quanto effettivamente è in sconto rispetto alle altre volte. E poi sul lato abbiamo invece una serie di informazioni strautili nel momento in cui si deve decidere se acquistare o meno un gioco. Abbiamo per esempio un primo colpo d'occhio che ci dice se si tratta di un titolo single player o multiplayer, quanto è grande il download, quanto occupa sulla console, la media Metacritic, ma poi, soprattutto, importantissimo per tanti di voi, fa sapere anche quali sono i linguaggi supportati. Ad esempio qua vediamo che Disco Elysium non ha l'italiano e so che per molti di voi questo qua può essere un fattore che, insomma, non è proprio la migliore delle cose. Ora, che dire, imparatevi l'inglese e partiamo a rovistare la pagina degli hottest deals di Deku Deals, e partirei proprio dal primo, l'affare più caldo di tutti, che è Disco Elysium The Final Cut, scontato a 13,99. Poracci, questo ve lo straconsiglio, ma con molte precisazioni. Si tratta di un RPG distopico dove il protagonista è un detective che deve risolvere un mistero di un assassino, dove però il gioco inizia nel momento in cui il protagonista si è ubriacato così tanto di aver perso completamente la memoria, quindi non sa chi è, non sa dove si trova, non sa cosa sta succedendo, e quindi voi nell'arco di 10 giorni dovrete ricostruire tutto quanto, non solo la dinamica dell'omicidio che c'è stato, ma anche la vita del protagonista. Allora, il gioco è una figata assurda, ci sono tantissimi testi, la Final Cut fortunatamente aggiunge anche un doppiaggio fantastico in inglese, però o sapete l'inglese oppure lasciate perdere, perché appunto è un gioco con tantissime scritte, tantissimi dialoghi. So che il porting su Switch è buono ma non ottimo, così avevo letto, però sinceramente non so se hanno risolto con delle patch, anche perché il gioco è uscito circa 2 anni fa, quindi magari potrebbero aver risolto. Io comunque 13,99 ve lo consiglio, esiste anche una versione fisica ma credo costicchi un pochino di più. Rayman Legends ve lo consiglio sempre, è uno dei migliori platform in 2D presenti su Switch, 7,99 è un ottimo prezzo. Se per qualche motivo ancora non l'avete giocato, fatelo in
immediatamente. Poi abbiamo Dragon's Dogma Dark Horizon. Allora, è un RPG che non ho mai provato neanche ai tempi d'oro dell'Xbox. Questa qua è un po' la Definitive Edition del primo e unico titolo della serie al momento, visto che è stato da poco annunciato, anzi svelato, il gameplay del secondo Dragon's Dogma. Potrebbe essere il momento perfetto per fare questo recuperone, anche perché di solito viene scontato a 9,89, questa volta è ulteriormente scontato e sta a 5 euro. 5 euro è veramente un regalo, e soprattutto avete accesso a un ottimo RPG di stampo medievale fantasy, di cui ho sempre sentito parlare un gran bene, che però non ho mai toccato con mano. Magari recuperatevi il trailer anche del secondo per farvi un po' un'idea di quello che vi aspetta. So che il porting per Switch è buono, gira abbastanza decentemente, ma mi ricordo che all'uscita questa versione fu un po' criticata perché era un semplice porting, non era una vera e propria remaster, quindi gira bene, ma è anche stato fatto pochissimo per renderlo più appetibile su console in HD come la Switch rispetto alla prima uscita, che è stata su Xbox 360 e PlayStation 3. Poi abbiamo la trilogia di Phoenix Wright, Ace Attorney, a 9,89, un ottimo prezzo, anche perché credo, sì, viene scontato molto spesso, però a 14,99. Una volta che si scende sotto il confine dei 10 euro, gli acquisti si prendono in considerazione molto più a cuor leggero. Qui abbiamo la trilogia originale dei primi tre titoli usciti, se non sbaglio, su Nintendo DS, anche se forse il primo, in realtà, fu pubblicato su Game Boy Advance, e si tratta di, diciamo, avventure grafiche però incentrate in un'aula di tribunale. Detta così può sembrare parecchio noiosa, ma in realtà c'è un punto di vista molto ludico, prettamente giapponese, poi sia nei personaggi, nelle storie, eccetera eccetera, che rende questa serie amatissima e soprattutto dallo stile inconfondibile. Però, questa è una cosa che vedremo dopo, prendete in considerazione l'acquisto perché è praticamente regalato, ma se non sbaglio c'è anche un altro bundle a prezzo super stracciato che magari potrebbe essere più interessante se volete fare proprio un recuperone totale di questa serie, quindi tenetelo a mente, ma aspettate un attimo. Poi a seguire abbiamo The Messenger, capolavoro, 4,99, ma prendetelo a occhi chiusi. Si tratta di un questo lo consiglio sempre, vabbè, però continuo a consigliarvelo. Si tratta di una sorta di action adventure ispirato al mondo degli 8-bit, quindi non lo so, ai Ninja Gaiden su NES, che però a metà gioco c'è una sorta di momento big reveal, grande trasformazione, e il titolo diventa, in realtà cambia proprio il game engine e diventa un gioco a 16-bit, sempre a scorrimento bidimensionale, però è come se il gioco passasse dall'era NES all'era Super Nintendo, e cambia anche la struttura di gioco perché la seconda parte è a tutti gli effetti un Metroidvania. Quindi se la prima parte può ricordare, non lo so, o un Ninja Gaiden o un Castlevania prima maniera, la seconda invece ricorda proprio Super Metroid, ed è bellissimo, ha una scrittura molto intelligente, non penso ci sia in italiano, però qui la lingua è veramente un elemento marginale. 4,99, ve lo straconsiglio, per me è uno dei migliori indie su Switch. Poi abbiamo Portal, la Companion Collection, pazzeschi, due capolavori senza tempo, penso abbiate giocato più o meno tutti quanti, però se non avete mai giocato a Portal 1 e in particolare Portal 2, forse è veramente uno dei migliori giochi di sempre. Questa Companion Collection va presa a occhi chiusi, è la prima volta che scende sotto i 10 euro, è uno sconto al 50% perché altrimenti lo paghereste 19. Che dire, cioè, è uno di quei puzzle game che va giocato, va sperimentato, va scoperto. Tra l'altro ho letto che la conversione per Switch è ottima, ci mancherebbe altro, si tratta anche di giochi con un bel po' di anni sul groppone, però insomma, se potete fare solo un acquisto, non avete mai giocato a Portal 1 o 2, prendete a occhi chiusi questo qua. Invece se cercate qualcosa di un po' più di nicchia, c'è Bug Fables The Everlasting Sapling. Di questo addirittura ho fatto una recensione sul canale, vecchissima, la trovate insomma scorrendo i vecchi video. E questo qua, ecco, ha il problema, appunto, anche questo, che non esiste in italiano, ma è solo in inglese, e qui potrebbe essere già più problematico perché si tratta di un JRPG a tutti gli effetti, ispirato a Paper Mario, non solo nelle meccaniche di gameplay, ma anche esteticamente, perché riprende proprio lo stesso art style, con i personaggi bidimensionali, fatti di carta, eccetera, eccetera. Però la figata è che questo è il vero seguito spirituale di
dei primi Paper Mario, quindi di Paper Mario per Nintendo 64 e del Portale Millenario per GameCube, perché questo qua riprende proprio quel tipo di combat system tipico dei JRPG, non inserisce tanti elementi da platform che poi hanno snaturato, se vogliamo, le radici della serie, e quindi avete un'esperienza original al 100%, pure bella longeva. Qui infatti la main story viene indicata come 25 ore per essere completata. Per essere un titolo indie è fatto tremendamente bene e ve lo straconsiglio. Poi ovviamente vado con i giochi che conosco, ad esempio Sonic Frontiers non ve lo consiglio, ma non solo perché su Switch non è proprio questa grandissima conversione, ma anche perché la versione fisica più o meno la pagate allo stesso modo, quindi si può passare tranquillamente avanti. Sonic Mania potrebbe essere un ottimo recuperone aspettando Sonic Superstars, tra l'altro questo andate sul sicuro perché si tratta di un Sonic 2D fatto da dei veri appassionati che conoscono la storia di Sonic, però anche qui c'è un'edizione fisica che non costa tantissimo, si trova abbastanza semplicemente ed ha una bella cover, quindi boh, io qui sarei un po' indeciso. Poi abbiamo a due spicci veramente SteamWorld Heist Ultimate Edition, 2,99, non che le altre volte sia a prezzi così più alti, infatti solitamente si può trovare o a 3,99 o 4,99, però insomma questo secondo capitolo della saga di SteamWorld è in realtà uno spin-off, perché a differenza di SteamWorld Dig 1 e 2, questo qua è sempre bidimensionale ma è più uno strategico a turni in stile XCOM. La Ultimate Edition comprende tutti quanti DLC, dovrebbe esserci in italiano, sì c'è in italiano, 3 euro ragazzi, ve lo straconsiglio. Però se cercate un Metroidvania, più o meno come può essere SteamWorld Dig, questo è un gioco completamente diverso, fate attenzione. A proposito di seguiti completamente diversi, Super Meat Boy Forever, io questo mi sa che me lo prendo, perché 1,59 è praticamente un caffè, non lo so, un cappuccino, ed è il seguito di Super Meat Boy, che però stravolge completamente il tipo di gameplay, ed è stato accolto in modo un po' rough dalla critica. Rough è il verso del cane, perché si tratta in realtà di un endless runner, quindi come potrebbe essere Temple Run per intenderci, però bidimensionale, quindi non abbiamo più un platform super punitivo ma un endless runner super punitivo. Non lo so, mi stuzzica come gioco. Per 1,59€ il rischio di prendere qualcosa che poi magari non mi convince appieno si può fare tranquillamente. Tales of Iron ve lo consiglio sempre, è un action in due dimensioni che è molto incentrato sul combattimento, che ricorda qualcosa dei Souls-like, ma in realtà c'entra ben poco. Uno stile grafico pazzesco, è questa guerra tra topi e rane in un setting medievale, narrato dalla voce americana di Geralt di The Witcher, c'è anche in italiano ma solo i sottotitoli. Una bella esperienza, dura il giusto, 7 ore, ha qualcosina anche da Metroidvania, più che altro nella composizione della mappa, ma non vi aspettate niente di che. Io l'ho trovato un titolo molto piacevole. Ancora non vi so dire se l'hanno sistemata, ma l'Assassin's Creed The Ezio Collection io la consiglierei, perché i primi Assassin's Creed, cioè il secondo e le sue espansioni, anzi i suoi seguiti standalone, sono secondo me tra i migliori Assassin's Creed di quelli classici, però so che su Switch il gioco aveva dei grandissimi problemi tecnici, informatevi se li hanno risolti con le patch, altrimenti non si tratta assolutamente di un acquisto da fare a occhi chiusi. Altrettanto interessante potrebbe essere Elder Souls, titolo che viene scontato sempre di più e molto spesso, che adesso finalmente è sceso, sì, di gran lunga, sotto la soglia addirittura di 6 euro, E si tratta di un Souls-like che però è una sorta di boss rush, perché elimina tutta, si tratta di un titolo indie, non vi aspettate niente di che, elimina al 90% la componente esplorativa, la parte intricata dei Souls-like, e basa tutto quanto sullo scontro con dei boss giganteschi. Pixel art molto figa, combattimento strapunitivo ed è fatto da un team italiano, Fallen Flag Studios. Quindi se volete supportare la scena italiana, 6 euro è un buon prezzo. Se cercate un RPG classico, state alla larga da Neverwinter Nights, perché so che la Enhanced Edition non solo fa veramente poco per aggiornare graficamente un titolo di, insomma, un bel po' di anni fa, soprattutto che presentava un rudimentale 3D, ma che inoltre ha anche tantissimi bug, problemi tecnici, quindi
lasciate perdere. Investiteli in Dragon's Dogma, anche se poi sono due cose diverse, però di sicuro avrete un'esperienza più completa con Dragon's Dogma. Poi cerchiamo di consigliare qualcosa che di solito non consiglio. Le Turtles in realtà il prezzo ancora non è bassissimo, però questo qua potrebbe essere un buono sconto per prendere in considerazione l'acquisto in attesa che arrivi il DLC da poco annunciato, e sembra anche quello stra interessante. Abbiamo poi qua bellissimo altro acquisto che probabilmente farò a occhi chiusi, il quinto capitolo di Broken Sword, The Serpent's Curse, la maledizione del serpente. Qui vabbè, prezzo crollato proprio da 29,99 a 2,99. Ora io non so questo quinto capitolo com'è, però è una serie a cui sono straaffezionata, quella di Broken Sword. Ho letteralmente fuso i primi due sulla prima PlayStation con dei caricamenti fuori di testa, ci si metteva veramente un sacco per passare da una scena all'altra. E se siete tra quelli che come me negli anni 90 hanno avuto la crescita bloccata dal trauma di un determinato enigma in Broken Sword, scrivete capra nei commenti. Comunque, a parte gli scherzi, vedo che la media Metacritic è di 75. Magari le avventure grafiche non sono proprio il genere più in voga del momento, diciamo da qui a 20 anni. Però, insomma, io il rischio me lo prenderei. Anzi, se qualcuno l'ha giocato, cosa ne pensate? Delle avventure di... lei era Nico, mi sembra, e lui si chiamava... George, grandissimo. E poi, proseguendo, a proposito di avventure grafiche, eccolo qua, abbiamo la Ace Attorney Turnabout Collection. Costicchia un bel po' di più rispetto a quella che includeva unicamente la trilogy, però qui abbiamo anche il Chronicles. Il Chronicles venduto separatamente ancora costicchia, perché costicchia 19,99. E cos'è il Chronicles? Sono dei prequel ambientati in realtà... centinaio di anni prima? Vabbè, insomma, è lo stesso gioco però ambientato in un'epoca precedente, però è uscito dopo rispetto ai primi capitoli, e mi sembra che con questa versione uscita su Switch e sulle altre console sia stata la prima volta che è stato localizzato questo Chronicles, che prima era rimasta esclusiva del Giappone. Probabilmente avranno pensato che una cosa del genere poteva interessare soltanto al pubblico giapponese. Non penso esista l'edizione fisica in Europa e in Occidente tanto di Chronicles quanto della Trilogy, quindi non vi fate problemi. Se volete il pacchetto completo, non costa poco, però andate a risparmiare ancora di più rispetto che prendendoli separatamente, perché prendendoli separatamente andreste a spendere una trentina di euro, così invece prendendoli insieme andate a spendere 25 euro, quindi insomma top. Vediamo se c'è qualcos'altro. Spero che il remake di The House of the Dead l'abbiano sistemato, ma si tratta di un altro di quei giochi che presentava un sacco di problemi al lancio ed è un vero peccato. Anche qui si parla di un arcade storico, e io sono molto attratto da questi due titoli che stanno arrivando, che sono Crix e Card Shark. Crix perché mi sono informato al volo, allora, a parte ben scontato sempre, quindi magari non c'è questa grandissima urgenza di recuperarlo, però 4,99 è veramente poco, guardando questa foto ho detto: ma io questo stile già l'ho visto. Questo perché si tratta dell'ultimo gioco, inteso come il gioco più recente, fatto da Amanita Design, che sono gli autori di Machinarium, Botanicula, Samorost, delle avventure grafiche bellissime, deliziose proprio, che hanno appunto uno stile inconfondibile, disegnato a mano, pazzesco. E quindi non conosco assolutamente niente di questo Crix, addirittura non ha una media Metacritic, quindi penso non sia filato proprio nessuno. Però se avete giocato a Machinarium sapete perfettamente a cosa mi riferisco. Crix ha quello stesso charme, quello stesso fascino delle altre produzioni, che insomma secondo me anche in barba a Metacritic uno gli può dare una chance. E dall'altra invece abbiamo Card Shark, che è un indie, che è un titolo recentissimo. L'anno scorso in tanti ne hanno parlato stra bene, e si tratta di una sorta anche questa di avventura grafica puzzle game, dove sostanzialmente siamo dei bari e dobbiamo ingannare gli altri giocatori. Ne ho sentito parlare un gran bene, è un titolo molto particolare. Questo sulla carta mi attira, sulla carta e sullo squalo mi attira parecchio. Il prezzo però ancora forse è leggermente troppo alto, 9,99. È riportato l'italiano tra le lingue, questo dovrebbe essere un fattore molto interessante per voi che non sapete l'inglese. Non lo so, anche qui vi aspetto in caso nei commenti se avete giocato a Card Shark, se lo consigliate o meno. A me attira parecchio. Blue Fire lo consiglio sempre, l'ho consigliato anche in uno degli ultimi TG Poro, bellissimo,
è un action in terza persona che ricorda un po' gli Zelda classici, ma in realtà è come se fosse una sorta di trasposizione di Hollow Knight in tre dimensioni, ma solo per quanto riguarda le fasi esplorative. Ci sono delle sfide di platforming che ricordano i pezzi più difficili di Hollow Knight, mentre per quanto riguarda il combattimento in realtà è una cosa molto più light, molto più semplice, molto più zeldiana, se vogliamo. Non fatevi ingannare dall'estetica. Secondo me questo gioco è molto più Zelda-like che Hollow Knight-like. Neon White è bellissimo, ragazzi. Non sono riuscito a metterlo all'interno della top 10 dei giochi, migliori giochi dell'anno scorso, perché non l'ho finito, non ho avuto tempo di finirlo, ma sono arrivato praticamente alle battute finali, l'ultimo mondo, gli ultimi livelli. È un platform completamente fuori di testa, dove bisogna completare i livelli nel minor tempo possibile, sfruttando un sistema di armi e carte, ma cioè, da spiegare in 2 secondi è praticamente impossibile. Però vi consiglio di informarvi, recuperarlo, magari 14,99 non è ancora un prezzo super accessibile, però a meno di così difficilmente lo troverete, anche perché poi ha uno stile pazzesco. Ecco, l'unica cosa che non mi ha fatto impazzire è tutto quello che c'è intorno al gameplay, ovvero la storia e le interazioni un po' da graphic novel che ci sono tra un livello e l'altro. Io l'ho trovato molto cringe, come dite voi giovani. A proposito di Zelda-like, vedo qua Turnip Boy commits tax evasion. Questo, più per il meme, diciamo, è uno di quei titoli che penso, oddio, un gioco meme. Però in realtà so che si tratta comunque di un Zelda-like, di un action adventure simpatico, però anche degno di essere giocato. Piano piano sta scendendo sempre di più, siamo intorno ai 5€, 5,09. Sembra stra interessante, penso gli darò una chance. E poi mi avvicinerò alla chiusura consigliandovi Ocean's Heart. Se state cercando un clonazzo di Zelda vecchio stile 2D, viene spesso definito come il seguito di Minish Cap, che non avrebbe ovviamente meno bello, meno interessante. Però non fatevi ingannare dall'artwork, in realtà il gioco è in pixel art classica, vecchio stile. Qui in realtà i titoli iniziano a essere tutti quanti stra interessanti, nonostante siamo già in terza pagina, ma ci sono molti nomi che vi ho già consigliato in passato, come Olija, Retro City Rampage Deluxe, Cozy Grove anche, molto interessante. Il Pocket Dungeon di Shovel Knight è un bel puzzle game, ma se dovessi scegliere un solo nome tra tutti questi, beh, probabilmente vi direi Inscription, perché si tratta forse di uno degli indie più folgoranti di sempre. Veramente pazzesco, io in realtà l'ho giocato su PC, non so su Switch com'è la conversione, ma si tratta di un titolo completamente fuori di testa. Parte come un roguelike, che è un card game, poi andando avanti si trasforma completamente, ma ha una narrativa, un setting, un'atmosfera che raramente troverete in altri giochi. C'è anche l'italiano, questo qua ve lo straconsiglio proprio a occhi chiusi. E dopo aver consigliato l'Inscription, io in realtà mi avvicinerei alla fine, anche perché potremmo andare avanti all'infinito, ma questo video già è intorno alla ventina di minuti, che insomma non è poco. Uno saggio come me vi direbbe prendete anche la Serious Sam Collection, perché al brand di Serious Sam ci sono straaffezionato. Se siete in cerca di FPS straignoranti, vecchio stile e folli, ma folli per dire folli sul serio con la F maiuscola, il prezzo è interessante, però purtroppo so che le conversioni, soprattutto di Serious Sam 3, perché questo qua include Serious Sam The First Encounter, The Second Encounter e Serious Sam 3, so che Serious Sam 3 almeno al lancio girava da schifo su Switch, quindi non è forse una collection che mi sento di consigliarvi, ed è un vero peccato perché andrebbe riscoperta la serie di Serious Sam. Il quarto capitolo mi sembra che sia su Game Pass, ma sta per uscire fuori. Poi se siete appunto in astinenza da avventure grafiche, c'è il grandissimo ritorno di Return to Monkey Island, e se la presentazione di ieri o di qualche giorno fa del crossover tra Sea of Thieves e Monkey Island vi ha incuriosito, perché non recuperare l'ultimo capitolo della serie ideata e portata avanti da Ron Gilbert. 17,49 non è poco, ma l'edizione fisica non esiste se non per i prezzi folli di Limited Run Games,
Fist è un bel metroidvania, bello action, un bel po' di combattenti ignoranti. Ce l'ho fisico su Switch, le performance purtroppo non sono niente di che. Però, insomma, se siete in astinenza invece da metroidvania, andate pure con quello. E basta, chiuderei con un consiglio scontato in tutti i sensi, perché alla fine 42,99 per Xenoblade Chronicles 3, se non riuscite a trovare l'edizione fisica a un prezzo decente, potrebbe essere interessante. JRPG mastodontico, grandioso, non so se è il migliore della saga, però al pari merito con il primo, e in più è da poco uscita l'espansione Future Redeemed, che non ho ancora giocato, ma tutti quanti dicono sia fantastica, soprattutto perché, diciamo, chiude l'arco narrativo di tutta quanta la trilogia, e insomma mi sa che è una di quelle cose da giocare assolutamente. Appena finisce Tears of the Kingdom, penso che mi getterò su quello. E chiudo con un consiglio, a me 12 Minutes, giocato gratis su Game Pass, purtroppo mi ha deluso tantissimo e non so se lo consiglierei a 9,99, un vero peccato. E questo però ci direi che era tutto, vi ho consigliato un bel po' di titoli, ce ne sono però tantissimi ancora da prendere in considerazione, visto che abbiamo circa 14 pagine di sconti, e prendendo in considerazione solo il lowest price ever, quindi potremmo andare avanti all'infinito. Proprio per questo vi aspetto nei commenti, fatemi sapere se ci sono delle segnalazioni che mi sono sfuggite, degli acquisti che anche voi avete fatto a caso e magari avete scoperto dei giochi fighissimi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, mi raccomando, occhi aperti qua e su Instagram, perché vi aggiorno su tutte le live di questi giorni. E niente, grazie ancora di cuore, noi ci vediamo presto con il prossimo video, che arriverà quando arriverà, anzi probabilmente con la prossima live. Voi nel frattempo fate i bravi, riposatevi dormendo Sonic tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Deku, Michele Diels. Ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Ha 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 ha.